Ma io sono in tensione. Sorpresa. Non dico niente. Sorpresa. Comunque, oggi chiede agli italiani cosa ne pensano di questa faida in corso, che ormai è giunta quasi al termine. Sì. Mancano poche ore agli spogli elettorali. Kamala Harris versus Donald Trump. Sentiamo attraverso la zecca, ci colleghiamo. Perché sei qua? Radio 23 centimetri presenta la zecca. La zecca. Tutto il resto è noia. Mancano meno di 24 ore per levarsi dalle palle questa enorme, immensa, colossale, cosmica rottura di coglioni delle elezioni americane, che questa volta sono diventate forse la serie TV più lunga e pallosa della storia degli Stati Uniti. Veramente. Ma io voglio sentire le vostre previsioni, voglio sentire a caldo che cosa pensano gli italiani di questo appuntamento elettorale che, ve lo dico per inciso, non cambierà un cazzo, non cambierà un cazzo mai di niente, perché gli Stati Uniti sono in mano alle lobby. Apriamo con Franco da Bari. Franco, chi vince? Vai. Kamala, Kamala. Vince Kamala, perché? Perché donna e a me piace. È donna e a te piace? Ti piace quindi... Kamala esteticamente? Esteticamente, è una bella donna, una bella donna. Ci daresti due bottarelle, Franco? 5, 6, 7, 10. Dipende che ce la facciamo. Certo, tutta la serie di Fibonacci, eh? Bravo, bravo, bravo. Perché quelli ragionano solo con il cazzo. Ecco, ragionano con il cazzo. Bravo. Ma secondo te una donna potrebbe mai desiderare di chiavarsi Trump? No, dai, Trump. No, quello no. Quello no. Che cazzo, quello è solo ricco e basta. Come un vecchio italiano che ha 70 anni, che si fosse con una ventenne, mi piace l'amore. Ma ti piace la pensione, culo, ti piace quello che hanno loro, non l'amore. Quindi è un vecchio stronzo porcone rincoglionito col cazzo moscio. Bravissimo. Grazie, Franco. Bello. Buon viaggio, lascio drome. Ciao. Ciao, 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 ciao. Andiamo da Filippone, sentiamo Filippone. Trump o Kamala, chi vincerà questa elezione? Vai. Ah, Trump, Boldi, figa, Boldi, vince Boldi, figa. Pera, 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 pera. Chiave tutta, pera, pieni vidine, figa. Speriamo vince Trump, così scoppia per aria tutta l'America, la Cambogia, la Corea, il Giappone, via di Dio. Tutto scoppia. Tutto, tutto, ma non ho capito, scusa, la parte di Boldi e delle puppe a pera, non ho capito. Vuoi dirmi che Trump non assomiglia a Boldi? Non mi sembra che assomiglia a Boldi, assomiglia a Boldi. Figa, è uguale. Ma non è vero, uguale, sembra Boldi, sembra. Sembra Boldi. E tu voteresti per Boldi? Io, beh, piuttosto che votare Kamala, Kamala mi sa di una di pazzerella, che? È molto pazzerella. Di una pazzerella, tipo chi? Tipo chi? Un po' con la gran vacca della Tomare, secondo me. Perché adesso passiamo? Con la gran vacca della Tomare che fa fatti i capelli unti, gli occhi strabici, fai schifo, la crucio. Tua sorella. Fatela una doccia ogni tanto. Ma io mi lavo tutti i giorni e poi mi cospargo di olio motore per essere simile ai porci come te. Porci come te, porci come te. Suino, 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 suino. Sai che se ti metto sull'asfalto scivoli come il Carling, morirai di peste suina e Lollo Brigida scorreggerà sulla tua tomba. Tu morirai di peste in culo. Ciao, ciao, ciao. Andiamo da Gianni dal camion. Vai Gianni, Gianni, la tua posizione. Chi vince? Trump. Sicuro. Trump. Grande presidente Trump. È un grande... È un grande. Ecco, dica, spieghi perché lei sostiene apertamente il presidente Trump. Dica. Sostengo Trump perché è biondo. È biondo e bello. È cicciotto. È biondo, bello e cicciotto, ma è anche arancione. Ha ragione, in che cosa c'ha ragione? C'ha ragione per... No, non c'ha ragione, non c'ha ragione. È arancione, è di colore arancione. Che cos'altro la conquista di questo presidente? Dica. Cosa mi conquista? Che è un gran patriota. È un gran patriota. Patriotissimo. Perché? Scusi. È stato un patriotissimo. Perché? Perché? Che cosa lo rende particolarmente patriottico? Dica. Cosa lo rende? La bandiera a stelle strisce? Quella, quelli ce l'hanno tutti. Ce l'ha proprio nel cuore. Ce l'hanno tutti gli americani la bandiera a stelle strisce, tutti, di tutti la bandiera. Sì, ma lui ce l'ha più bella. Lui ce l'ha più bella, c'ha più stelle. Ma che gente hai trovato? Più strisce, sono più strisce, quante strisce c'ha Trump? Dica. Avrà una cinquantina di strisce e una quarantina di stelle, o viceversa. Ha esagerato proprio, non si contano. Cazzo ridi, dai, potente, dai, segaiolo, dai, levati dal cazzo. Sarà fatto. Dai, levati dal cazzo. Carmelo D'Andria, Carmelo D'Andria. Chi vince? Trump. Vince Trump, perché? Non lo so, non è lo sensazione. Ha sparato a casa, la sensazione. Lei possiede un sesto senso? Non lo so, lei parla con gli spiriti, vede conigli bianchi. No, con l'alcol, non con lo spirito. Lei parla con l'alcol, si sente questo, si percepisce dalla sua voce. Ha il settimo senso. Lei ha il settimo senso. Ho superato il senso. Sì, bravo. In cosa consiste? È tipo quello Super Saiyan, capito? Sì, che fa che cosa? Super Saiyan. Sì, ho presente,
presente, sì, quello con i capelli biondi luminosi, sì. Bravo, che poi partiva dal terzo, quarto, quinto livello, ecco, il settimo è un gradino sopra il sesto. Ho capito, allora guardi, le do un aggiornamento, perché io possiedo l'ottavo, che è quello di mandare a fanculo la gente, vada a fanculo, vada a fanculo, dai, 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 vattene a fanculo. E facciamo un ultimo tentativo, prometto un ultimo tentativo, per rintracciare l'amico mio, scomparso ormai da 3 settimane, e il mio cuore orfano rapito, piange. Ma proviamo, rapito. Proviamo. Amicone, come è andato? Brutta merda, no, sì! Sono stata male, amicone, sì! Brutta merda. Io non sono amico tuo per il cazzo, brutta merda, cane. Sì. Piccola farfalla del mio cuore, come è andato? Non sta a venire a romperne, io, ma perché cazzo mi chiami Tony, l'unicane? Così epiteti, bastardo cane. Amico cancella mio... immediatamente questo numero, cane. Scamorzina. Cancella immediatamente Scamorzina. Questo numero. Mi sei mancato, amico mio, sei andato via senza avvisare. Ascolta, ascolta, sì. Calmiamoci un attimo. Infatti, perché sei andato via senza avvisarmi? È questo il modo di fare? È questo il modo di fare? È questo il modo di fare? Ah, bravo, chiedi scusa, umilmente scusa. Chiedo scusa per gli epiteti che ho usato. Umilmente, umilmente. Ho detto che sei una merda, una grandissima merda, perché... Esatto, dimmi sua maestà, chiamami sua maestà. Sono una grandissima nonna, sono una grandissima nonna, sono un grandissimo iPhone. Ascolta, no, hai finito di cane, no. Allora io, no. Non devi stare zitto, no. Hai capito, no. Hai capito, no, no. Brutta merda, no. Devi stare zitto, no. Cane, no, 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 non no, chiamarmi, no. Devi affrontarmi di persona, bastardo, cane, devi affrontarmi di persona. Minacete, minacete, le solite minacete. No, sta, no, non sono minacete, cane, sono promesse le mie. Ma dai, sono no. Promesse, cane, bastardo, maledetto. Dai, bastardo, sei scappato. Bastardo, madonna, ti sei andato a nascondere, sei scappato. Io tu non devi venire a rubarmi i coglioni. Non sono andato a nascondermi a nessuna parte. Sei una carotina. Amici, per lo sei una carotina. E tu non vieni a seguire persone come me. Io faccio il cazzo che mi pare. Cane. Faccio il cazzo che voglio, carotina. Carotina. No. E quando parlo io. No. Manco per hai capito? No. Il telefono è mio. Infame maledetto. Io non prendo ordini. Non prendo ordini da carotine come te. Sei una carotina. Sei una bella. Non sapete, non sapete quanto sono sollevato. Ero così preoccupato che fosse stato rapito da una triade cinese e finalmente è tornato. Solo così può essere ancora una volta Natale. Alla prossima. Ma tu sei un... Mamma mia, guarda che lo va a ammazzare. Va a ammazzare quello, ma no, vero. Ma no, alla ma fine sì. Così, no. Il can che abbaia non uccide, dice.